ma soprattutto poi abbiamo, c'è stato il rapporto col territorio, questo è poi l'elemento secondo me più importante e che ha determinato una cosa. C'è stata un'assemblea cittadina che è stata fatta ai cancelli della Fiat, in cui ci sono chiamate altre realtà, non operaie, no? Non necessariamente neanche in realtà, diciamo così, che hanno il problema col padrone come principale problema della propria vita, ma magari ne hanno altri, no? Come o parallelamente ne hanno anche altri, no? Come non solo altre categorie di lavoratori, ma per esempio i compagni e le compagne del movimento Nortab, gli studenti, insomma tutta questa gente qua. È chiaro, poi da quell'assemblea lì purtroppo la non magnifica riuscita della manifestazione del 15 a Roma e tutti i casini che sono successi ha prodotto ovviamente degli strascichi e degli stop, no? A questo processo qua, che comunque è un processo che deve andare ripreso, che deve crescere. Cioè il fatto stesso che non si tratta oggi di riproporre una centralità operaia che non c'era neanche negli anni in cui la si poneva come progetto, o magari qualcuno diceva che fosse, qualcuno diceva che fosse un progetto. Sembra che però quando riguarda, che dici, per la questione che una volta non era proposto la classe operaia, ti stai un po' sbagliando. Io quegli anni li ho vissuto di prima persona e ti posso dire che la classe operaia in quegli anni là c'era. Mi fai finire. Allora, ho risposto per quello che hai detto. No, vabbè, ma non mi hai neanche lasciato finire la proposizione, e mi hai già riposto in te. Io sono anni che non ho altro, faccio altro, no, che fare questo. E cioè coordinare lavoratori che nei luoghi di lavoro si battono contro il padrone. E non ho intenzione di rinunciare a un progetto di questo tipo. Ti sto dicendo. Avevi detto che negli anni, nemmeno negli anni c'era una classe. Nemmeno c'era come progetto affermato, no? C'era come progetto, come realtà affermato. C'era i lavoratori. Sì, c'erano i lavoratori che hanno cercato di cambiare la società. Non è che li sono riusciti, no? Hanno modificato lo stato di cose per quello che si poteva e come era la cosa, ok? Quindi se mi lasci venire la proposizione. Adesso però il problema è questo, che se noi andiamo avanti e affrontiamo la situazione per come si pone, in riproducendo questo stesso meccanismo qui e non allargando le vedute e le decisioni, questa roba qui rischiamo di pagarla. Adesso le cose sono a un tale punto e l'attuale situazione di contrapposizione e di resa dei conti che non è più bastevole che mettiamo insieme, ammesso e concesso che ci siano delle situazioni di lotta sui posti di lavoro, di conflitto, che abbiano questa caratteristica e questa dimensione, per quanto diciamo così contenuta, ma che abbia comunque, che sia scevra da, come dire, pastoie della concertazione. Ok? Evidentemente ci bisogna qualcosa di più. Bisogna che tutto quello che si sta muovendo oggi e si muove in una certa direzione, una direzione che è ovviamente la direzione soffocante, sia capace di riconoscere chi le cammina a fianco come un soggetto amico e chi li si pone davanti come un soggetto nemico, senza avere pregiudizi rispetto a questo percorso, che è un percorso aspro, che è un percorso lungo, ma che è un percorso che potrà, che è l'unico che abbiamo davanti se ci mettiamo a camminare assieme. E cosa voglio dire? Che oggi ci sono delle lotte, per esempio a pochissime distanze da Torino, che coinvolgono un'intera popolazione. Non solo